Amici e amiche della Virus Television, eccoci al video di presentazione del secondo video bonus della Virus Television che abbiamo realizzato in occasione dei primi 1000 iscritti al nostro canale. Saluti ai mille! 1000 iscritti! 1000! Lui è Roberto Friccantoni, il grandissimo Roberto Friccantoni, l'immenso, che ha partecipato alla realizzazione del filmato che è qui. Potete cliccare. L'immenso. Sì, no, l'immenso Roberto Friccantoni che ha fatto questo video qui. Questo voi video. Lo cliccate e lo vedete. Bellissimo, bello. Tra l'altro, se posso dire. Sì, sì. Ecco, ma io vorrei cogliere l'occasione che ci vediamo qui anche per fare un po' di promozione. Ah, no, Roberto, questa è la Virus Television. Purtroppo sputtanato. No, Roberto ha lavorato per la Virus Television a titolo gratuito. L'ha fatto a titolo di amicizia. Ma cos'è, un disco di Friccantoni? No, un altro con la pianista Alessandra Mostacci. Bello, interessante. Quindi sono venuto, mi stai dicendo che sono venuto gratis? Gratis, sì, va bene. Sì. L'ennesima. Lo hai fatto per i mille. Per i mille della Virus Television. Per i mille avrei fatto questo ed altro. Una pubblicità a regresso. Regresso. Che potete vedere, basta che clicchi. Se tu clicchi adesso, la vedi. Sì. Cioè, non c'è bisogno di continuare a vedere noi. Clic. Sì, no, noi possiamo andare avanti ora. Invece, se tu lo clicchi, lo vedi perché è bello. Ah, quindi tu lo consiglieresti? Assolutamente sì. Ho capito. Come consiglierei, per esempio, il disco di Roberto Friccantoni e Ale Mostacci, che si chiama Però quasi. Però lui non lo puoi cliccare, cioè se lo clicchi non fa niente. Devi cliccare questo, proprio prova il CD. Non succede niente. Qua invece ecco. Ma senti, ma non ti sembra che il titolo Però quasi rappresenti bene l'incertezza dei nostri tempi attuali? Simula interesse per questa domanda, dicendo però... ma sì, certo, accidenti, adesso che ci penso. Roberto Friccantoni, volevo chiederle, ma questo titolo Però quasi è forse stato pensato come immagine dei nostri tempi, forse di crisi? La tua domanda mi coglie un po' impreparato, Ariel, però devo dire che sì, in effetti rappresenta bene, secondo me, l'atmosfera di questi nostri tempi così incerti, così insicuri, così dannatamente precari. Ma torniamo ai 1000 iscritti della Virus Television, questa pubblicità regresso partorita dal poeta Roberto Friccantoni, il più grande poeta del tuo condominio, del mio. Sai che non ho mai capito se era il suo condominio o del tuo, del mio condominio. Tra l'altro ci troviamo all'interno del suo condominio. Infatti, è vero. Prima, salendo dalle scale, devo andare da Antoni. Antoni, ma chi? Il più grande poeta del nostro condominio, perché era anche il loro condominio. Ho visto quello del piano di sotto, quello del terzo piano. Il caposcala, sì. Quante idee escono dalla sua testa, Roberto? Tante. Intanto mi scaccolo perché vorrei dare di me un'immagine alternativa. Credo che su YouTube si possa scaricare. Volevo chiederle il suo rapporto con il canale YouTube. È un rapporto di frequentazione intensa, potrei dire che io e YouTube siamo praticamente amanti, ci frequentiamo quotidianamente, e lui ha provato a possedermi più volte e io non mi sono ancora del tutto concesso, però se insiste cederò. Lei, Roberto, ha già cliccato? Io ho già cliccato numerose volte. L'hai visto? Sì, l'ho visto e mi è piaciuto tantissimo. Sì. Non perché siamo noi protagonisti, no? Diciamo la verità, no? Noi siamo i protagonisti. Ma torniamo invece però quasi. Intravedo tra le tracce un ribelle mamma. Un ribelle mamma, certo, un omaggio agli Schiantos, gruppo tra i miei preferiti, nei quali ho meditato parecchio di andarmene più volte, ma finalmente dopo 35 anni ce l'ho fatta. Ma comunque il primo amore rimane sempre nel cuore. Sono un ribelle mamma, ma c'è anche I gelati sono buoni. Cantata insieme a J-Ax, che salutiamo, che insisteva tantissimo, mi telefonava, anzi io l'ho quasi minacciato di stalking perché continuava a insistere, dai Frick, facciamo una cosa assieme. Alla fine mi sono concesso e quindi abbiamo fatto Gelati degli Schiantos, riarrangiata in maniera molto poetica da Ale Mostacci al pianoforte, che è la compositrice, e ne è uscito in omaggio al rap di J-Ax
i gelati sono buoni. Rap. Sì, anche rap. E poi c'è una giovane cantante che si chiama Laura Bono, una giovane... Che canta Dove sei? Dove sei? Dove sei? È una domanda anche sì, questa? O un'affermazione? No, è una domanda... Dove sei? È una domanda-affermazione, ma lei voleva ribadire con questa affermazione, che è anche una domanda, il suo disambientamento, un disambientamento che riguarda il nostro momento storico, sociale, politico. Siamo disambientati, e da cui appunto anche il titolo, però quasi. E poi c'è una canzone del grande, del grandissimo, il genio della musica classica, Wolfgang Amadeo Mozart, un grande ciclista che tutti quanti ma conoscono. No, non faccia lo stupidotto. Di origine austriaca. Sì. Quello delle palle. Quello delle sì, le famose palle. Le palle di Mozart. Sì. In che senso? Le palle di Mozart, lei non, lei non ha mai mangiato le palle di Mozart? Ah, sì, sì, sì. Le palle di Mozart sono una prelibatezza. Esatto, che si trova solo in Austria. In Austria, le palle di Mozart. Oltre anche in alla qualche autogrill, forse. Austriaco, però. Austriaco, ecco. Austriaco. Oltre alla Sacher Torta, le palle di Mozart. Mozart... Ma scusi, l'ho fermata, esatto, proseguo. Sì, no, infatti dicendo. No, sto dicendo una cosa... interessantissima, che Mozart, quando scriveva le donne della sua vita, diventava un bambino, si lasciava andare, insomma parlava di copulazioni, di flatulenze, insomma senza alcun ritegno, come piace a noi, era un vero punk. Ecco, e allora ne abbiamo fatto una versione molto alternativa, la Mostacci ne ha fatto, il mio capo ne ha fatto una versione molto alternativa, che è Lettera alla madre del 1778, pensate, una lettera del 1778 riadattata oggi, che si è conservata fino ai tempi nostri, tempi peraltro molto bui, cupi, incerti, no? Abbiamo già detto che viviamo in tempi insicuri. No, esatto. Io mi stavo chiedendo se hanno sicurezze. Mi stavo chiedendo perché non stanno cliccando, perché nel momento in cui cliccano escono forse, e vanno forse ho un po' rotto troppo gli zebedei. È un piacere starle vicino, l'ascolterei per ore, lei quando dice queste cose, lei è il mio critico preferito, ma gli ho già detto che soffro di letargia, quindi un po' io stesso non mi sopporto. Allora, se lei mi fa addormento. 20 minuti di letargia, io la lascio qui e loro cliccano quando vogliono. Facciamo così. Arrivederci. Cliccate perché è il video della Virus Television per i primi 1000 con Roberto Frecantoni. Gratis, è venuto per me. Ah, mi sono divertito tantissimo. Mi sono divertito moltissimo. Le pillole le hai già prese, Roberto? Andiamo a prendere le pastiglie. Le pastiglie. Stai tranquillo. Che dolore. Le pastiglie. Che dolore. Poi passa sempre tutto. Che dolore. No? Le pastiglie, ecco. È vero. Mi dimentico sempre le pastiglie. Di qua, è vero. Vado in bagno un attimo. Cambio il catetere.